Benvenuti al mio nuovo video e oggi sarà un video unboxing ma anche costruzione della mia nuova agenda che è contenuta in questo sacchettino e quindi già da qui è facile capire quale sarà il tema di questa di questo unboxing e della mia nuova agenda. Il tema ovviamente è Sailor Moon. Voi direte, ma che unboxing è se è già aperta? È aperta a metà, nel senso mi è arrivata proprio stamattina e mentre ero al lavoro. Quindi io ho dato uno sguardo giusto per verificare che dentro ci fosse qualcosa e però poi l'ho richiusa, insomma, e l'ho lasciata lì. Quindi voglio fare tutto insieme a voi. E questa agenda io l'ho presa su questo sito, ve lo scrivo qui perché non me lo ricordo. Era una di quelle pubblicità che vi compaiono così random quando navigate su Facebook e io ovviamente ci sono cascata subito. Hanno moltissime cose in tema, a tema Sailor Moon, ma non solo, anche cover di cellulari per chi ha il cellulare giusto, il mio non è quello. E, insomma, hanno veramente tantissime cose e questa agenda a me ha colpito subito tantissimo. Io ho da un paio di anni la Kikikei e non la abbandono, nel senso che probabilmente l'anno prossimo ricomprerò i refill per quella. Però per quest'anno mi andava di cambiare e quando ho visto questa ho detto niente, quest'anno abbandono la Kikikei e compro questa, che devo dire mi è arrivata anche velocemente. Ve l'ho ordinata i primi di settembre, quindi ci ha messo sì e no un mesetto tramite la posta, me l'ha consegnata la posta. E ho visto che viene dalla Cina. Dunque, poi io non ho ben capito cosa è successo, ma mi hanno anche rimborsato dei soldi, probabilmente da quello che ho capito dalla mail, che era tipo che l'imballaggio non era proprio come doveva essere, e quindi mi hanno rimborsato anche le spese dell'imballaggio e quindi vabbè, grazie. Quindi direi adesso di posizionare la videocamera per bene e apriamo tutto insieme e la costruiamo insieme. Cioè, il sacchetto è qualcosa di fantastico, è bello solo il sacchetto. Comunque, guardiamo cosa c'è dentro. Allora, ecco qua la mitica scatola e dentro c'è la scatola che contiene tutta l'agendina e non solo. Allora, c'era anche questo washi tape, come vedete, tutto fatto con i personaggi di Sailor Moon ed è qualcosa di molto molto carino, soprattutto per chi ama questi anime, questi manga, come li amo io. Cioè, questi disegni a me mandano veramente fuori di testa. Quindi questo è troppo troppo carino. Già solo questo è bellissimo. Poi questa è la scatola che contiene tutto. Guardate che spettacolo, che spettacolo. E voilà, qui dentro c'è tutta la meraviglia. Allora, questa è l'agendina che comunque vedete è anche ben confezionata perché è contenuta nella sua dusty bag, insomma. E questa è l'agenda. Probabilmente a fine 2019 sarà nera, però per il momento è bianca con tutti questi cosini un po' in rilievo, un po' dorati, insomma, è bellissima. Serenity Princess, dietro è così e dentro è così. Come vedete comunque è ben confezionata. E ci sono tantissimi scomparti, ma io vorrei farvi notare, speriamo che dalla videocamera si vedano gli intarsi perché sono troppo troppo carini. Quindi questa è l'agendina e dentro alla scatola c'è il charm da attaccare nell'agenda e adesso lo apriamo. Eccolo qua, con la sua stellina e tutta la mitica bacchetta. Non so se si chiami bacchetta, comunque lo scettro, quello che è bellissimo. Poi lo attaccheremo. Poi c'è
questa specie di piccolo astuccio, che questo però per l'agenda non so quanto, dove lo metterò, comunque anche questo è qualcosa di bellissimo da notare, due gattini bianchi e neri, cioè bellissimo. Poi ci sono i divisori, questo e questo. Poi c'è, guardate, anche la penna è dentro al suo bellissimo astuccetto che la protegge. C'è la penna che è, dire che è bella è dire poco, è carinissima. Ma la cosa che mi ha sorpreso è che oltre alla penna mi hanno mandato anche addirittura 3 ricariche della penna, cioè io in nessuna agenda ho mai trovato anche le ricariche per le penne, e quindi grazie. E qui c'è l'agenda, insomma i fogli dell'agenda, che contiene le informazioni personali, il calendario, c'è il 2018 e il 2019. Poi qui c'è il calendario così con questi, con le con i mesi e i singoli giorni del 2018, quindi c'è sia così che anche così del 2019, per segnare magari cose importanti e averle tutte a portata di mano, quindi c'è tutto l'anno visualizzato. E questa cosa devo dire è piacevole, è carina, è comoda. Poi qui abbiamo, perché poi io sto all'incontrario, monthly plan, quindi questo qui è il, quello mensile. Allora la cosa, non c'è scritto sopra praticamente né il mese né il giorno nell'anno, quindi questa va un po' personalizzata, quindi va comunque segnato il giorno a mano, per cui ogni mese bisognerà segnare il giorno a mano. E quindi qui c'è tutto praticamente l'anno del 2019 fatto così. Poi di qua invece c'è il weekly plan, e quindi questo è comodo per segnare magari cose più grandi. E quindi qui c'è questo fatto così, qui ci si mette il mese e poi c'è le settimane del mese, e ci potete segnare i vostri impegni settimanali, quindi anche questo è molto bello. Ma poi devo farvi vedere una cosa di questo weekly plan. E poi passato questo, quindi devo dire, cioè ci sono tantissime possibilità di segnare le cose come più fa comodo. E poi abbiamo il free memo, quindi qui è per segnare proprio cose a caso, ma guardate carino i disegni, a me i disegni fanno impazzire, e ci sono sia i quadretti e sia anche le righe, cioè è troppo 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 carina, mamma mia, è bellissima. E poi alla fine ci sono una marea di stickers, questi probabilmente non so se li terrò qui, ah questi sono proprio attaccati qui. Comunque ci sono una marea di stickers che però sto guardando, sono sempre gli stessi. E poi qui, vabbè, qui gli indirizzi, questo probabilmente non lo userò mai, però è simpaticissimo perché ci sono tutti i personaggi del cartone. E finisce, quindi cioè è fatta davvero bene, e adesso la costruiamo insieme. Allora, qui non so cosa ci metterò, vediamo, insomma nel corso del tempo non si può dire. Allora io direi intanto il charm, perché il charm è la cosa più importante di tutta l'agenda praticamente, lo infiliamo qui, perché per me questa è la cosa più importante ovviamente.
Allora, questo si dovrebbe aprire così, esatto. E quindi andiamoci a infilare tutte queste cose. E poi ci metteremo anche i divisori. Però intanto... Ah! Devo far vedere una cosa, sempre mi sono dimenticata di farvela vedere. Ora che la sto guardando, speriamo che fatta questa operazione me la ricordi. Io lo so che sembra quasi sciocco avere l'agenda, perché comunque c'è il cellulare, quindi si può segnare tutto sul cellulare, sull'iPad, sul computer, è vero. Però, non lo so, a me l'agenda di carta piace, mi è sempre piaciuta tantissimo e non riesco tanto a farne a meno. Mi piace anche, insomma, tenerla. Questi io gli adesivi li tolgo. Ma anche questo, perché vedo che comunque già è bella piena. Comunque, vabbè, proviamo a vedere. Non lo so, a me piace segnare le cose a mano, appena, magari farci rendere il tutto più molto colorato con gli adesivi, con le cose. È un momento di tempo libero, di svago, insomma, non lo so, mi piace. Allora, la cosa che volevo farvi vedere è questa. Qui, dove ci sono le note e ci sono i foglietti bianchi. Allora, spero di riuscire a farvelo vedere, perché allora, praticamente, vedete, c'è la principessa che scorrendo arriva il principe, si avvicina sempre di più e alla fine staranno insieme. Ho capito, non funziona molto perché le pagine sono ancora nuove praticamente. Però è carinissima questa cosa, secondo me. Allora, andiamo a mettere anche la penna. Io la penna la tolgo dall'involucro, tanto poi starà qui e quindi qui starà protetta. Oh, poi abbiamo questo... Ma questo astuccio non ha... nulla per essere attaccato, quindi niente, lo posso mettere qui, ecco, ok, carina. Non ci ho fatto caso. La tasca, c'è anche la tasca qui, comoda. E mettiamo i divisori. Allora, vediamo un po'. Io direi che è per il momento a posto così ed è wow. Questo è carinissimo, l'astuccetto comunque. Sailor Kibi Moon e Sailor Moon, cioè carinissimo. E qui ci sta benissimo, o forse è più carino qui. Ah, ok, facciamo così. Quindi qui abbiamo anche il nostro bellissimo charm. Quindi possiamo chiudere tutto, la penna bisogna metterla un pochino più giù, ok, così, e voilà! Cioè, la mia agenda è pronta, bisogna solo aspettare che finisca l'anno e inizi l'anno nuovo, quindi... Io sono davvero entusiasta di questa cosa, è bellissima. Ora andrò a controllare sul sito
che ci sia tutto, perché c'erano diverse versioni di questa agenda, si poteva prendere con diverse combinazioni di cose. Io ho preso questa che c'era la penna, c'era il charm, insomma qualcosa così. Io vi consiglio di dare uno sguardo a questo sito, perché ci sono veramente tantissime cose, se anche voi siete amanti di Sailor Moon e in generale delle agende. E quindi niente, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere anche il pollice in su se vi è piaciuta la mia agenda, di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e di attivare anche la campanella per tutte le notifiche. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!